Ok ragazzacci, andiamo con questo primo gameplay di Street Fighter 5. Allora vi spiego in che modo evolverò la, come si dice, la serie di Street Fighter 5, perché giustamente è un picchiaduro, quindi ve lo spiego. Allora, niente, farò la storia di tutti i personaggi, quindi Ryu e compagnia bella, i personaggi di tutto il gioco, insomma, ecco, tutte le storie, e poi si andrà con i combattimenti online. Va bene, in questo momento vedete che non posso accedere alle modalità online per il semplice motivo che ho problemi di connessione, ragazzi. E quindi niente, partiamo con la modalità storia e si inizia, ragazzi, giustamente con Ryu, perché parto con lui, ragazzi. Allora, qui poi si possono sbloccare i costumi, sicuramente, ottimo. Vabbè, credo che siano i costumi, non lo so. Comunque, ragazzi, si parte. Allora, vediamo un po'. So, you've awakened, Master. You were nearly consumed by the Satsui no Hado. I was. I take it you're Ryu, yes? Yes, and you? I am Rashid of the Turbulent Wind, a hero of the wind who travels the world. Oh, Master. And why has a hero come here? Long story, I won't bore you with it. In any case, could I ask you for a favor? I would appreciate a match. I wish to test my mettle against you. Master. But why? The internet said when you assume a fighting stance, he doesn't hesitate to fight back. Are you not feeling well? The answer lies in the heart of battle. Did you somehow forget? You say that all the time. But Master, it may eventually overwhelm. The heart of battle is not just to understand opponents, but yourself as well. If fear of yourself stays your feet, you won't find the answer. Of course, you don't need me to tell you that. Hey! If you're not up to fighting today... Understood. I'll fight. Ok ragazzi, io vi dico subito che non è che sono un maestro di Street Fighter. Quando ero piccolo in sala giochi dominavo abbastanza, poi i tempi sono cambiati e quindi ho perso un po' la mano, ecco, quindi prendetelo per buono come gioco, perché ragazzi è così, eh. Ah, ok, non so come mi sia uscita quella, ragazzi, però è andata. Ok, ottimo, così super bradone. Totally lost. Ah, ok, ha perso, giustamente, ha perso, sì, ragazzi. Ha un round solo, va bene. But this was helpful. I learned more about my skills, and I'll get to go home with a great story. Thank you. I'm glad I was able to fight with you. Yeah, me too. See ya. You are leaving? Like him. I need to better understand this power. Then I believe you should seek out Ken. He has been very worried about you lately. Yes. Sorry I'm late. Master told me about how you're doing. And about the Satsui no Hado. The Fist of Destruction. I must find an answer. Something that doesn't lead to it. Okay. I can help you with that. Ok ragazzi, vai, si continua. Ulala, perfetto. Spero di vincere anche qui, ragazzi, perché ok,
perfetto. Grande Brado qui. Alcune mosse di Ryu le ricordo, ragazzi, perché in sala giochi da piccolo, giustamente, andavo di Street Fighter a gogo, no? Quindi sono contento di aver riacquistato uno Street Fighter dopo anni, quindi sono contento così. Don't worry about it. Even if you lost yourself to the Satsunohara, I'd be here to take you down and stop it. So relax already. Just go and fight. Right. Ah, ok, andiamo in Cina, quindi si va alla grande qui, eh. Just the man I wanted to see. The Satsurinohara is a power no man should have. These powers are drawn to each other, as I expected. We're going to have a fight. I need to understand this power, to know its use and its limits. Io, ragazzi, ho lasciato la difficoltà base qui, cioè, anche perché non ho visto magari opzioni dove cambiare la difficoltà della storia, quindi vabbè, va bene così comunque. Ehi là, stai tranquillo, già che hai fatto la prima mossa tu, non è che mi sta molto bene. Ah, ok, vai, ne faccio due o tre di fila ora. Ecco, ti faccio il culo come si deve. Ah no? Ecco qua. Senti, ti stai allargando un po' troppo, eh. Capito, Ciccio, qui? No, aiuto, ragazzi, aiuto. Ecco, la perdo, eh. State a vedere che ora perdo io. Sapevo che avrei perso, ragazzi. Lo sapevo, vabbè. Si continua, posso... Vai, riprovo sì, ragazzi. Certo che riprovo, non è che mi arrendo qui, eh. Ho promesso che vi faccio tutte le storie dei personaggi, eh. Ci mancherebbe. Ecco, questa non so come mi sia uscita, ragazzi, veramente. Ho avuto una botta di culo nel farla. E vai così, bravo. Una volta posso perdere, ma poi rimettiamo tutto, le carte in regola qui. Tutte le carte in regola e via. E basta. Satsui no Haro wasn't anything like I expected it to be. I'm still struggling to suppress it completely, but I've made up my mind. Until I find what lies ahead with this power, I'll keep moving and fighting. No matter what the answer is. I see. Then I guess it turns out we're not really after the same thing. But I did get something out of it. Thanks for that. Until we meet again. Diciamo che la modalità storia, ragazzi, la vedo un po' troppo velocizzata, di ogni personaggio, ok? Trofeo sbloccato. Ah, questa era tutta la storia di Ryu. Corta, ragazzi, devo dire che è veramente corta. Vabbè, comunque, allora, il primo gameplay a questo punto si conclude qui. Così magari faremo una cosa un pochettino, come si dice, più ordinata, no? Che faremo un gameplay per ogni storia. Sì, questi qui sono gli stage, in pratica. 4 stage e basta. Vabbè, va bene così. Niente, ragazzi, allora farò una cosa più ordinata, quindi ogni gameplay riguarderà una storia del personaggio e poi si partirà con l'online, va bene? Quindi un saluto a tutti al vostro Diablotex, credo che lì in alto dove c'è scritto 0 LP saranno magari i soldi che si potranno fare solo online, credo, non lo so, io adesso dovrò vedere. Comunque, ragazzi, va bene così, il vostro Diablotex vi saluta, il primo gameplay si conclude qui. Un saluto a tutti, vi ringrazio che comunque mi sostenete qui sul mio canale, no? E sono molto contento di questo, quindi continuate a seguirmi, e ci sentiremo nei prossimi gameplay. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima! Yeah.